parla spesso della leggenda degli antichi astronauti, anche se in realtà secondo me la terminologia leggenda significa già introdurre una sorta di pregiudizio. Nel senso che noi per esempio non parliamo, che so io, della leggenda di Alessandro Magno, no? Perché sugli antichi astronauti noi abbiamo tutta una serie di diciamo testimonianze documentali, nel senso che se ne parla nei documenti, nei libri, un po' dei popoli di tutti i continenti. E quindi se noi diamo ancora oggi dal punto di vista giuridico valenza alle testimonianze documentali, cioè quelle orali, quelle verbalmente espresse, non vedo perché non dovremmo dare lo stesso valore alle testimonianze antiche. Direi noi parliamo di popolazione o comunque di gruppi di individui che paiono aver visitato il nostro pianeta, così ci raccontano i popoli un po' di tutti i continenti. Ovviamente sono conosciuti nei vari continenti con nomi diversi, per motivi culturali, per motivi linguistici, però direi che tutti ci raccontano sempre effettivamente la stessa storia. E quindi in realtà il valore di documento anche di questi racconti deriva anche dal fatto che sono racconti che di fatto si confermano gli uni con gli altri. Tenderei a pensare che gli antichi astronauti fossero degli extraterrestri, cioè provenissero da pianeti diversi dal nostro, ben sapendo che, come dicono alcuni, potrebbero essere degli ex terrestri che se ne sono andati e poi sono ritornati, ma insomma da questo punto di vista direi che poco cambia. Mi vengono in mente i testi dell'Estremo Oriente nei quali si dice che l'universo è popolato da 400.000 specie umanoidi, di cui una gran parte è arrivata da noi, e quindi direi che anche qui, insomma, se possiamo evitare di considerare leggende, ma fingiamo di considerare veri quei racconti, allora troviamo una coerenza un po' su tutto il pianeta Terra. Quando si parla di antichi astronauti, io tendenzialmente tenderei a pensare che si trattasse di extraterrestri, anche se so bene che ci sono molte teorie che sostengono che in realtà si trattasse di ex-terrestri, no? Cioè quindi di popolazioni evolute che se ne sono andate e poi sono ritornate qui. Comunque, voglio dire, dal punto di vista della sostanza cambia veramente molto, molto poco, perché sarebbe come dire che gli attuali statunitensi non devono essere chiamati così ma ex-irlandesi, insomma ormai sono statunitensi, e quindi se quelli arrivano da un'altra parte tenderei a chiamarli così. Tra l'altro molti popoli, diciamo nei loro racconti, popoli distribuiti un po' su tutti i continenti della Terra, ci dicono che in realtà questi sono addirittura chiamati figli delle stelle, proprio a riprova del fatto che per loro ovviamente quelli arrivavano da pianeti diversi. Nei testi scritti in sanscrito, ad esempio, si parla chiaramente di 400.000 specie di umanoidi che popolano l'universo e si dice che molte di queste sono arrivate qui. Allora, diciamo, per quanto riguarda prove effettive intese come appunto la cosiddetta pistola fumante, ovviamente non ce l'abbiamo, almeno voglio dire, se anche qualcuno ce l'ha non è divulgata, non la conosciamo. Ci sono gli OPARS, cioè quindi questi oggetti che si trovano in posti dove non si dovrebbero trovare, che hanno collocazioni temporali che sono scientificamente inspiegabili, e quindi chiaramente queste potrebbero essere considerate prove. Ci sono numerosissimi siti antichi, ci sono sulla Terra più di 300 siti piramidali, e non solo piramidali, le cui tecniche di costruzione ovviamente rendono difficilissimo pensare che le civiltà di allora, siamo nel paleolitico, nella migliore delle ipotesi nel neolitico, abbiano potuto costruire cose del genere. Quindi se non abbiamo prove dirette, nel senso che non le abbiamo lì davanti ai nostri occhi, però abbiamo delle tracce che direi molto facilmente ci riconducono a loro.